da rivedere a livello di pronostico, ce lo lasciamo, visto che in corsia 1 apre Jenny Mansing, in seconda Anastasia Zueva, Belinda Hawking in terza e poi Elizabeth Simmons in quarta, Rachel Go in quinta. Le ha fatte tutte Rachel Go, l'australiana, in questa Coppa del Mondo, almeno fin qui. Darina Zevina in sesta, Caterina Milli in settima e Anna Maria Seppala in ottava. Eccola qua, la ex leader in classifica generale di Coppa del Mondo, Darina Zevina. Che poi vedremo. È stata affiancata da Sara Sjöström e poi entrambe scavalcate da Therese Al-Shammar, che oggi ha messo giù un'altra grandissima prova. Sì, vedremo in ogni caso la Zevina anche nei 200, una delle ultime gare del programma, opposta a Melissa Franklin, per cui gara di giovani. Quantadorso invece tra le specialiste, con l'incursione di Elizabeth Simmons, nata come duecentista, la giovane inglese che fa parte da diversi anni del programma di sviluppo delle ragazze del gruppo d'inglese in previsione proprio dell'Olimpiade di casa, e che nel corso degli anni si è velocizzata in maniera sensibile fino a abbandonare le sue caratteristiche di duecentista per abbracciare la velocità in lungo e in largo. Due vasche con la partenza stile siluro da parte di Elizabeth Simmons, però bisogna anche ritornare bene, non solo andare a centrare la partenza. Certo che in una gara così breve quello è importante. Continua a spingere la Simmons, ma poi le sbuca lì vicino Rachel Go, che ha preso una grande vasca di ritorno. L'arrivo calcolato da parte di Rachel Go e poi Hawking e Simmons per completare questo podio.